Michelle Kwon, anche se statunitense, può essere considerata la prepista delle campionesse orientali di ultima generazione. Negli ultimi anni dal sollevante sono arrivate una serie infinita di atlete. Il Giappone ha sempre avuto pattinatrici di livello, ma negli ultimi anni ha avuto un'esplosione, devo dire. Se no, a qualsiasi gara, junior o senior, ci sono giapponesi che si piazzano sul podio. Su tutte, la giapponese Mao Asada, vincitrice a soli 15 anni della finale del Grand Prix e probabile protagonista già a Torino 2006, se non fosse stata lasciata a casa perché ancora troppo piccola. Mao si rivela ai vertici assoluti seniores in occasione della finale del Grand Prix di Tokyo 2005, dove vince imponendo per la prima volta dopo 21 mesi una sconfitta ad Irina Sluzskaya, che era la grande campionessa del momento. Mao Asada è un grandissimo talento. Di lei si sa che già a 9 anni era in grado di eseguire tutti i salti tripli. E presto è arrivata sulle scene, prima in campo juniores, poi in campo seniores. Addirittura nel 2005 si qualifica per la finale di Grand Prix, pattina il libero finale e snocciola una serie incredibile di salti tripli. Vincendo la finale di Grand Prix del 2005, non può partecipare all'Olimpiade di Torino del 2006 perché è troppo giovane. I limiti di età della Federazione Internazionale non consentono la partecipazione a un'Olimpiade. Adesso andiamo a vedere l'idolo di casa, Mao Asada. Saltata forzatamente l'esperienza olimpica di Torino, Mao Asada si rifà ai campionati mondiali 2007, dove conquista una medaglia d'argento. Mao Asada riesce ad unire la tecnica sublime della scuola giapponese a doti da sempre appannaggio delle atlete occidentali, come l'interpretazione e la capacità di scaldare il pubblico. È sorprendente quello che è successo in Giappone, che gli orientali hanno imparato a capire, a sentire, a interpretare la musica occidentale, che è la musica usata nel 99% dei casi nel pattinaggio, di qualsiasi genere, di qualsiasi stile, ma pur sempre occidentale. Ecco, hanno imparato, grazie probabilmente anche alla coreografa. E poi Mao Asada torna a essere una donna che fa il triplo axel, quindi con una difficoltà tecnica notevole. E la prima donna ad aver fatto un triplo axel era stata un'altra giapponese molti anni fa, Ito Midori. Mao aggiunge una più matura consapevolezza della musica e una molto migliore capacità di interpretare la musica. Davvero si conferma grandissima questa sedicenne di Nagoya. Molto in fretta arriva a conquistare i titoli più importanti, fino ad arrivare addirittura a conquistare il titolo mondiale.
E qui la sfida è contro Carolina Kostner, perché siamo ai mondiali di Göteborg del 2008, dove Carolina probabilmente disputa la miglior gara della sua carriera, ma non basta, perché contro Mao per un'inezia, per qualche centesimo di punto, è sconfitta. Il giovane talento di Nagoya è ormai sbocciato e, nonostante una caduta, si aggiudica una medaglia d'oro che la consacra tra le grandi.